cari amici di Pop Culture, ben trovati. Stasera io e la Scrondo Family vi parleremo di Gonagai presenta Manga Super Robot, la collana che dal 20 maggio la Repubblica, in collaborazione con Dynamic Planning e J-Pop, porta in edicola, dedicata ad alcune fra le creazioni più famose di Gonagai. Ovviamente parlo di Mazinga Z, di Goldrick e di Gig Robot d'Acciaio. Giunto ormai alla terza pubblicazione mentre registro questo video, fra qualche giorno uscirà anche il quarto volume, la collana Manga Super Robot ci presenta una selezione delle opere più famose create da Gonagai e dai suoi collaboratori a partire dagli anni 70. Queste opere poi hanno fornito la base per numerose serie animate che sono arrivate in Italia nel 1978, segnando l'inizio del successo dell'animazione giapponese nel nostro paese. Manga Super Robot è composta da 30 volumi che saranno disponibili in edicola ogni 14 giorni. Il primo volume è stato venduto al prezzo di 4,90€, eccolo qui, guardate quanto è bello, mentre per gli albi successivi il costo è salito a 9,90€ e tale resterà fino al termine della collana. Troverete il piano dell'opera in descrizione e fra poco vi racconterò insieme allo Scrondo e i suoi cuginetti cosa ne penso nella nostra video recensione. Our whole universe was in a hot dense state. Then nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. It all started with the Big Bang. Adesso vi do alcuni cenni biografici per chi ancora non sa chi sia Gonagai. Gonagai, eccolo qui, lo possiamo considerare lo Stan Lee, ma forse Stan Lee è ingeneroso nei confronti di Gonagai. Lo possiamo considerare il demiurgo, il creatore dei mecha, degli anime con protagonisti robottoni guidati da un pilota umano. Kyoshi Nagai, noto con lo pseudonimo di Gonagai, è un acclamato mangaka la cui influenza nella storia del fumetto giapponese è assolutamente innegabile. Nato il 6 settembre del 1945, ha lasciato un'impronta indelebile grazie alle sue opere che hanno segnato una svolta nella narrativa manga e nell'animazione giapponese. Ha raggiunto l'apice nel 1972 con l'introduzione di un concetto rivoluzionario: i mecha, cioè giganteschi robot controllati da un pilota umano. Questa rivoluzione ha dato vita a uno dei suoi più celebri anime, Mazinga Z. Il successo travolgente di questa serie ha aperto la strada a molte altre produzioni animate e adattamenti a fumetti che hanno visto protagonisti una miriade di robottoni indimenticabili. Fra i più noti troviamo Gig Robot d'Acciaio, un altro spettacolare robot che ha affascinato il pubblico con la sua forza e la sua versatilità. Non possiamo dimenticare il grande Mazinga, una versione potenziata del robot originale che ha seguito le orme del suo predecessore nel conquistare i cuori dei fan di tutto il mondo. E poi ovviamente l'indimenticabile Goldrick, che ha generato un fenomeno di costume e di culto quando si affacciò qui in Europa nel 1978, primo araldo dei robottoni giapponesi nel vecchio continente e che fa parte di questa raccolta, di questa collana curata da Repubblica su i robottoni giapponesi di Gonagai. E tra questi c'è anche Jet Robot, un'iconica creazione di Nagai che ha continuato a catturare l'immaginazione di generazioni di spettatori con le sue epiche battaglie e con le sue trasformazioni sorprendenti. Grazie a Gonagai e alle sue rivoluzionarie creazioni, il mondo dell'animazione giapponese ha conosciuto un'evoluzione senza precedenti. I suoi robottoni, oltre ad essere delle icone dell'industria e dell'intrattenimento, sono diventati simboli di potere, eroismo e avventura, lasciando un'eredità duratura nella cultura popolare. Ecco, conclusa questa breve, tra virgolette, presentazione dell'autore, andiamo ad analizzare l'iniziativa editoriale in sé. Gonagai presenta Manga Super Robot, è una collana di 30 volumi, come dicevo anche prima, che ricalca come iniziativa editoriale la collana Supereroi delle leggende DC, che portava in edicola fino a qualche mese fa la ristampa di grandi saghe supereroistiche ad un prezzo contenuto. Mentre la Repubblica con Manga Super Robot
porta in edicola dei brossurati di buona qualità in un formato leggermente più grande del classico Tankobon, che 13 cm x 18, in questo caso si tratta invece di 15 cm x 20 cm e mezzo, quindi quasi di un'edizione deluxe, con le alette all'interno e la relativa biografia dell'autore, una piccola guida alla lettura e con delle tavole stampate su carta semipatinata. Nella confezione del primo volume, che non vi posso mostrare perché è andato a finire nella spazzatura, troviamo due simpatici omaggi, ovvero il segnalibro con parte del piano dell'opera fino alla 15ª uscita e il mini poster della prima saga fumettistica contenuta nei primi 5 volumi di questa collana. Il tutto ad un'offerta lancio di 4,90€. E qui termina la parte buona dell'iniziativa editoriale della Repubblica, poiché queste storie di Gonagai potete tranquillamente trovarle ad un prezzo inferiore sul sito della J-Pop o ordinandole in fumetteria. Con 7,90€, cioè 2€ in meno, vi portate a casa il classico Tankobon di 13 cm x 18. La cosa sconvolgente in realtà è la totale assenza di articoli di approfondimento o di una guida alla lettura che aiuti il neofita a contestualizzare storie scritte più di 50 anni fa e che possono risultare ingenue e un po' deludenti se gettate in pasto ad un pubblico dalle grandi aspettative. Ed invece, nel caso di Repubblica e di questa prima saga fumettistica, l'approfondimento lo possiamo trovare soltanto nel retro del poster e probabilmente sull'inserto domenicale di Repubblica Robinson, dove probabilmente potete trovare un lungo dossier su Gonagai, ma che non viene assolutamente citato all'interno dei volumi, per cui se non ti informi per conto tuo non saprai assolutamente nulla. E quindi eccoci qua alle conclusioni. Manga Super Robot è una collana decisamente costosa e che si rivolge a un pubblico un po' più maturo, come il sottoscritto ovviamente, ed è un'opera pensata per i boomers. Non ve la prendete, ma insomma, boomer, non boomers, perché adesso il plurale in inglese non si usa più. Quindi dicevo, le storie presenti in questa collana sono caratterizzate da disegni magnifici e sono considerate rivoluzionarie da oltre 50 anni. Però, c'è sempre un però, potrebbero apparire un po' troppo naif gli occhi di un lettore smaliziato, esperto, che ha familiarità con le tendenze attuali del mondo dei manga. Nonostante ciò, questa collana ha un grande pregio, cioè quello di far avvicinare alla lettura del fumetto giapponese un pubblico che solitamente preferisce letture più classiche da edicola. L'effetto nostalgia, che badate bene, finora non ho nominato affatto, svolge questo ruolo, questa importante dinamica, permettendo a chi ha vissuto la giovinezza in quegli anni di riscoprire l'emozione e la passione che questi manga hanno suscitato in passato. Manga Super Robot offre dunque un tuffo nel passato, presentando storie che possono essere considerate delle vere pietre miliari nella storia del fumetto giapponese. Nonostante possano sembrare datate sotto alcuni aspetti, mantengono comunque il loro fascino intramontabile. La collana rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano immergersi in un'epoca passata del mondo dei manga e gustarsi queste opere che hanno segnato un'intera generazione di lettori. Bene, per oggi è tutto, gente. Io e la Scrondo Family per stasera vi salutiamo e vi diamo appuntamento in un prossimo video. Ciao!